questi mesi così difficili e complessi abbiamo sicuramente imparato e confermato l'importanza di essere flessibili, di reagire in modo veloce e agile, di riprogettare e ripianificare i servizi anche grazie alla digitalizzazione, che deve sempre più essere una chiave per interpretare la ripartenza. Abbiamo anche imparato la necessità dell'ascolto, sia interno che esterno all'azienda, e ad analizzare i dati, nella consapevolezza di proporre al mercato dei contenuti e delle soluzioni utili, di valore, con una comunicazione integrata e omnichannel, non certo autoreferenziale, ma sempre più, trasparente, vera, empatica. Infine, non dobbiamo dimenticare quello, che probabilmente un po' ci è mancato o che si dava per scontato. Mi riferisco ad esempio, alla libertà, a un corretto work-life balance, all'importanza della socializzazione. Dobbiamo infatti avere la consapevolezza della forza e della centralità della cooperazione, di lavorare insieme con un unico obiettivo, con il coinvolgimento attivo e consapevole di tutti, e lo abbiamo dimostrato necessario per uscire da situazioni di difficoltà e per ripartire, portando valore, alto valore a tutta la società e continuando a costruire un futuro sempre più sostenibile e orientato al benessere delle persone.